Gabriele. Bene, allora mi compete a questo punto di portare i saluti dell'associazione. Per chi non mi conosce, sono Gabriele Tomei, sono pro tempore presidente dell'Associazione Italiana di Valutazione, quindi questa mattina ho il piacere, insomma, di dare il via a questo secondo appuntamento, questo secondo seminario del ciclo che annualmente l'associazione propone. In questo caso sul tema degli indicatori valutativi del capitale digitale, un seminario che nasce, viene elaborato, è stato elaborato all'interno di un gruppo tematico che durante l'anno, ormai da tempo, si incontra, costruisce conoscenze, diffonde conoscenze attraverso iniziative come questa, anche iniziative di pubblicazioni molto interessanti. Quindi io sono, a nome di tutto il direttivo, molto contento del lavoro dei gruppi tematici in generale e di questo in particolare. Sono molto contento delle persone che hanno scelto di ascoltare e di partecipare a questa giornata. Sottolineo soltanto che l'associazione vive dell'entusiasmo, dell'energia, ma anche del contributo, no? Dei soci e delle socie. Pertanto ricordo che è aperta diciamo, la campagna di sottoscrizione all'associazione sul sito valutazioneitaliana.eu. Trovate tutte le info, iscrivere per le persone che sono interessate, perché questo è un modo di partecipare e di sostenere anche proprio non solo l'attività dei singoli gruppi tematici, ma di tutta l'associazione. E ricordo anche ai soci e alle socie già iscritte che il 26 di questo mese è in programma l'assemblea annuale a Bari, un appuntamento molto importante nel quale non soltanto approveremo, diciamo, gli atti, ma discuteremo del bilancio, discuteremo delle attività in programma per il 2022 e quindi è un appuntamento, tra l'altro fortunatamente potremo ricominciare gli appuntamenti in presenza e quindi questo credo che sia un rilancio auspicato da tutti noi. Chiuso la lettera che dovevo in quanto presidente, ma insomma non è soltanto una questione di dovere, proprio è un elemento importante, ripeto, della vita dell'associazione. Passo quindi la parola alle organizzatrici di questo seminario, ringraziandole ancora una volta del lavoro profuso in tutto l'anno e per questo seminario e augurando a tutti voi, un buon lavoro. Grazie ancora. Grazie Presidente, insomma grazie al Live per averci dato la possibilità di organizzare anche questo ulteriore seminario nella tradizione ormai dei seminari online che abbiamo lanciato come gruppo tematico sulla valutazione, la comunicazione e la digital literacy. Però veramente grazie all'associazione per darci la possibilità di avere questo spazio di discussione e di confronto per noi insomma molto importante. Allora, benvenuti a tutti. E siamo appunto qui in questo seminario sugli indicatori valutativi del capitale digitale. E qualche insomma parola su come è organizzato il seminario. E avremo una prima parte dell'incontro con due relazioni importanti, devo dire, lo voglio sottolineare, e ringrazio subito i due professori che hanno acconsentito a relazionare per noi insomma con queste due grandi relazioni. Quindi avremo il professor Mauro Palumbo che ci parlerà di indicatori valutativi, approfondendo diciamo un pochino di più il tema del seminario sul piano metodologico. E poi avremo una relazione del professor Pizzalis dell'Università di Cagliari sul capitale digitale, quindi più tematicamente focalizzata su questo tema, che approfondirà questioni più teoriche e metodologiche legate a questo costrutto concettuale. Ringrazio veramente molto il professor Palumbo e il professor Pizzalis per la partecipazione e siamo, diciamo, sicure che alla fine di queste relazioni avremo diverse sollecitazioni su cui riflettere. Proprio per questo motivo, nella seconda parte dell'incontro, ci organizzeremo in gruppi di lavoro e sulla base di alcune sollecitazioni e guidate dalle due colleghe che saluto e ringrazio e che coordinano insieme a me il gruppo tematico, insomma Ida Cortoni di Sapienza e Valeria Pandolfini dell'Università di Genova, potrete appunto
discutere e riflettere in gruppi a partire da queste sollecitazioni delle relazioni che il professor Palumbo e il professor Pizzalis ci illustreranno nella prima parte dell'incontro. Questo diciamo a livello organizzativo, poi ovviamente ci sarà un momento di restituzione e di ritorno un po' in plenaria dei due gruppi e quindi di, cerchiamo insomma di trovare il tempo per tirare un po' le somme, qualche conclusione e qualche spunto per il futuro, perché si tratta di un tema insomma che sicuramente apre con degli interrogativi e chiude con altri interrogativi e questo in qualche modo ci piace anche. E ringrazio quindi ancora tutti per la partecipazione e io insomma eviterei di prendermi altro tempo. Vorrei scusarmi in anticipo perché purtroppo a causa di lezione potrò ascoltare soltanto la prima parte dell'incontro e dovrò salutarvi alle 12 per un impegno a lezione. Detto questo, io insomma lascerei la parola con molta contentezza al professor Palumbo e che ci parlerà degli indicatori valutativi. Prego, professor Palumbo. Grazie mille, Veronica. Allora condivido lo schermo. Mi direte se si vedono le slide. Si vedono? Sì. Sì, sì. Sì, benissimo. Allora, siccome di solito se lo condividi per intero non vedi più le chat, se le nostre organizzatrici sorvegliano le chat, se ci sono osservazioni o cose, me le dicono. Io cerco di essere veloce perché ho tante cose da dire, ma cerco di stare assolutamente nei 20 minuti. Allora, intanto cos'è un indicatore? Questa definizione è meravigliosa, qualcosa di osservabile al posto di qualcos'altro è mia, perché io sono un banalizzatore. Qualcosa di osservabile, rilevabile, misurabile, le tre, diciamo, i tre termini non sono casuali, perché logicamente noi non sempre possiamo misurare, la parola misurazione va usata con molta cautela, come sanno tutti gli studiosi di impronta maradiana. E quindi l'indicatore serve quando ciò che veramente ci interessa non è osservabile, rilevabile o misurabile in via diretta. No, la prima definizione di indicatore la devo a para 6 anni, io non ho fatto tutti questi studi, è di Dodd ed è un segno qualitativo, quantitativo, obiettivamente osservato o qualche caratteristica che spesso è di qualche caratteristica che spesso è altamente intangibile. Quindi il problema dell'indicatore è che sta per qualcosa che non possiamo osservare. Naturalmente la crucialità riguarda il rapporto di in che cosa è legato quello che io osservo a quello che io non riesco a osservare. Per dire, non so, Ida sorride, è collegato col fatto che è contenta o questa cosa qui me la sono inventata io. Vi dico subito, per farla breve, che io sono un sostenitore del rapporto di tipo stipulativo. Ci sono molti studiosi che si avventurano su una relazione di tipo causale, cosa su cui ho scritto della roba, ma comunque diciamo che stipulativo significa che se tutti siamo d'accordo, a cominciare magari da Ida, che se sorride è contenta, fine della storia, il sorriso è un indicatore di contentezza. La comunità scientifica si accorda su quella montagna di indicatore d'esito e diciamo che quella roba lì è un modo per misurare la competenza digitale. In breve, gli indicatori sono abitanti nella stessa famiglia, lo dicevo in un convegno di circa 10 anni fa, perché hanno in comune tutto il patrimonio della ricerca, della metodologia della ricerca, validità, fedeltà, tutte queste cose qui, te le poni sia nella ricerca sociale che nella valutazione. Alcune differenze riguardano la finalità con cui tu misuri gli indicatori, il modo in cui li usi, a volte anche il modo in cui li costruisci. E a questo riguardo vi faccio solo questa citazione, componente ricerca Lazarsfeld, che è il papà un po' degli indicatori nella forma canonica. Nessuna scienza considera il proprio oggetto nella sua pienezza reale, ne sceglie alcune proprietà e cerca di stabilire delle relazioni tra esse.
in tutte le scienze sociali devono affrontare il problema di muovere da osservazioni semplici per trarre inferenze su soggetti più complessi. Quindi per Lazarsfeld l'uso principale dell'indicatore è per trovare relazioni tra variabili, quindi una funzione esplicativa che è tipica della ricerca sociale. Nella valutazione, la citazione in questo caso è dalle guide Mins, l'indicatore è la misura di un obiettivo da raggiungere, di una risorsa mobilitata, di un effetto ottenuto, di un elemento di qualità o di una variabile di contesto. Quindi è legata a quello che è il processo valutativo. Se io voglio conseguire degli obiettivi, se li riesco a tradurre in risultati attesi, poi vado a vedere se li ho conseguiti. Ma le due cose più carine sono quelle successive. Un indicatore produce un'informazione quantificata nella prospettiva di aiutare gli attori dell'intervento pubblico a comunicare, a negoziare o a decidere. Quindi viene sottolineato in valutazione l'utilizzo strumentale, nel senso migliore del termine, per produrre delle decisioni e ovviamente valutarne gli effetti. Deve fornire un'informazione semplice, facilmente comunicabile e compresa allo stesso modo dai fornitori e dagli utilizzatori dell'informazione. Questo dicono le guide, diciamo, dell'Unione Europea. Noi normalmente, quando facciamo i sociologi, cosa che a volte succede a tanti colleghi, usiamo il paradigma lazarsfeldiano, cioè secondo Lazarsfeld tu costruisci l'indicatore partendo dalla definizione del concetto, lo scomponi in dimensioni, decidi quali dimensioni sono rilevanti, costruisci la definizione operativa, misuri gli indicatori e poi costruisci un indice che in qualche modo raggruppa questi indicatori. Per quelli che hanno studiato Lazarsfeld, lui fa 4 fasi, io ne ho messe 5 perché sottolineo la differenza tra la costruzione della definizione operativa e la misurazione degli indicatori, ma comunque questo è Lazarsfeld. Naturalmente questo processo che io chiamo approccio sociologico è un approccio top down, tu decidi quali sono le dimensioni rilevanti, quindi è un approccio deduttivo, approccio semantico, l'abbiamo già detto, quindi l'indicatore è quella roba che sappiamo, abbiamo convenuto essere, e una preoccupazione per la misurabilità. I limiti sono che spesso è difficile misurare, che ci sono dei giunti a volte rigidi tra indicatori, il problema dei pesi lo vediamo avanti, la sfasatura temporale delle rilevazioni, un eccesso di tecnicismo, difficoltà di costruire e interpretare gli indici, però è il sistema che si usa molto spesso quando noi ad esempio progettiamo un questionario e andiamo a costruire gli item. Invece il cosiddetto approccio statistico, che è definito bene da Cipolla nel libro Teoria della metodologia della ricerca, un indicatore è un'elaborazione più o meno elementare di dati statistici di base, che apporta al tema in questione un autonomo, potente, connettivo e controllabile incremento conoscitivo. Banalmente io ho la popolazione di un comune, ho la superficie, dividendo la popolazione per la superficie ottengo la densità e questo è un incremento conoscitivo notevole, è molto più che la singola informazione, oppure so i nati, so quante donne in età feconda, faccio un indice di fertilità e questo mi dice delle cose molto più interessanti che questi due numeri semplici. Naturalmente rinvia una teoria come conoscenza tacita, cioè è chiaro che per sapere quali dati sono rilevanti io devo avere già una cornice concettuale in cui assumono un senso i dati preesistenti o meno. Quindi qui consideri quali dati disponibili ci sono rilevanti dentro un quadro concettuale predefinito, li raccogli, costruisci gli indicatori, quindi praticamente fai le elaborazioni, ricostruisci i concetti che ritieni vengano indicati dagli indicatori e costruisci l'indice. Il punto 4 è importante perché quando tu parti dai dati cadi nel problema che aveva già in mente Einstein quando disse non tutto ciò che conta è contabile, non tutto ciò che è contabile conta.
Quindi il tuo problema è che se parti dai dati devi avere anche un quadro concettuale di riferimento abbastanza definito per capire se quei dati coprono davvero tutte le dimensioni che per te sono rilevanti. Quindi avete già capito qual è il mio suggerimento. Di solito è bene in qualche modo mettere insieme top down e bottom up e non partire solo dal bottom up, perché si rischia quello che Bridgman chiamava il rischio dell'iperoperazionismo, cioè di avere alla fine non il concetto, la variabile macro che tu volevi rilevare, ma solo la somma delle misurazioni che hai effettuato. Questo è induttivo, è attento alla disponibilità dei dati, ha problemi di sensibilità temporale, di livello di aggregazione comune, provincia, regione, stato, e anche degli scopi per cui sono rilevati i dati. Di solito usi dati di fonte amministrativa che non sempre pensa ai dati della dichiarazione dei redditi. Se li vuoi usare per capire quanto guadagnano certi autonomi, probabilmente in Italia non hai dei risultati, diciamo, corretti. Naturalmente nella vita di tutti i giorni noi saltelliamo tra il generale e il particolare, quindi noi costruiamo i concetti avendo davanti alcuni indicatori specifici, qualche caratteristica che ci pare rilevante, per dire Ida sorride, scusa Ida, ormai ti ho presa come esempio, quindi è contenta, ma per sapere se è contenta dovrei vedere anche cos'altro fa, magari glielo dovrei anche chiedere. Quindi, come dire, il concetto di contentezza è molto più ampio dell'indicatore rozzo che io sto usando, no? E quindi magari in modo, come si può dire, con dei rimandi successivi, dice, ma guarda che quando sono contenta faccio anche queste altre cose, un po' bottom up, top down. La dimensione pragmatica interagisce con quella cognitiva. La domanda di indicatore viene da policy making piuttosto che scienza, quindi la necessità a volte di ridurre dei concetti a qualcosa che sia, diciamo, maneggiabile, non ci viene soltanto da un'esigenza conoscitiva, analitica, ma ci deriva anche dal fatto che se devi prendere delle decisioni devi avere degli elementi su cui fondare, almeno così si spera che si prenda le decisioni, anche se Churchill diceva che chi ama le leggi e le salsicce normalmente ignora come vengono fatte, ma questo lo diceva Churchill. Non tutto ciò che è contabile ve l'ho già detto. E il processo top down bottom up è interattivo, il concetto si chiarisce quando si articola in indicatori, e quindi noi per primi abbiamo in testa un'idea vaga e poi la mettiamo un po' più in chiaro se dobbiamo trovare degli indicatori, e anche il singolo indicatore capisci cosa indica se tu lo riferisci a un concetto più ampio. Quanto spendi per lo smartphone può essere un indicatore di importanza della tecnologia nella tua vita, come può essere un indicatore della tua capacità di spesa in generale. Quello che indica dipende anche da dove tu lo collochi, e l'utilizzo pratico permette di chiudere il cerchio, cioè se gli dai una valenza operativa chiudi il cerchio. Questa frase me la sono inventata io, mi piace da matti. Non so se si capisce, concetti bene indicati, indicatori molto concettuosi che non servono a niente, hanno vita grama. Cioè, mentre il ricercatore nel chiuso della sua stanza può rovellarsi, ah, aspetta, facciamo questa, invece quando lo devi usare per qualcosa di pratico, se non ha utilizzabilità ti accorgi che non serve a niente. Quindi è utile avere questo approccio, diciamo, valutativo, ma ci servono a capire cosa e a decidere cosa. Le lezioni tratte dall'esperienza sono che a volte i criteri sono vaghi, e però capisci solo dopo che hai messo in atto una procedura, non capisci solo cosa ti manca, cosa ci cresce, eccetera. A volte hai dei criteri contraddittori, allora una ponderazione ragionata può dare un peso, come dire, diverso, aspetti che hanno diversa importanza. Le definizioni operative danno contenuti ai concetti o ai criteri, ma ne modificano anche i contenuti, no?
è il discorso che facevamo prima, se tu sei ossessionato dalla misurazione rischi magari di perdere dei pezzi che sono importanti, ma comunque nella mia visione l'accordo sul terreno pragmatico si traduce in un consenso sul terreno concettuale. È importante. Cosa significa? Significa, se noi siamo d'accordo che l'indicatore di contentezza sono quelle cinque cose lì, a sto punto diventa vera questa cosa perché ne siamo convinti e la stipuliamo noi. Non so se rendo l'idea, non è che sia vera in assoluto. E naturalmente, cosa che non dobbiamo mai scordare, i progetti cognitivi e deliberativi sono interattivi, iterativi e di apprendimento, cioè non nasciamo imparati, non nasciamo con il concetto già ben formato nella nostra testa, attraverso le procedure non solo di misurazione, costruzione di indicatori, ma anche di, diciamo, di riflessione sulla loro utilità, ci danno alla fine una scelta un pochino più intelligente. Sono andato veloce perché voglio fermarmi un po' di più su alcune cose. Quando io costruisco degli indicatori, ho il problema poi di ricondurli a un indice. E infatti io ho guardato i DESI, no, che sono tantissimi indicatori, che sono poi accorpati su quattro indici e su un indice complessivo. Quello, mettiamola così, più indicatori raccolgo, almeno in apparenza, e meglio capisco un fenomeno, e va bene. Però è anche vero che rischio il cosiddetto effetto Frankenstein, no? Cioè se io scompongo una figura umana in naso, lunghezza, larghezza, occhi, colore, dimensione, e ho, poniamo, mille caratteristiche, alla fine quello che mi viene fuori è un Frankenstein, cioè magari tutte parti che sono tutte perfette singolarmente, ma messe insieme non hanno alcuna armonia, non hanno alcuna, no? Quello che conta è anche l'armonia di un viso, di una figura umana. Allora il problema di costruire l'indice non è banale, perché più indicatori prendo, più ho il problema intanto di decidere il peso, no? Perché se ho due o tre indicatori tutti importanti, posso anche misurare i tre indicatori, fare la somma e dividere per tre, banalmente. Ma se ne ho 100, ce ne sarà qualcuno più importante di qualcun altro e bisogna decidere, soprattutto a fini valutativi, anche chi decide il peso da dare. Poi molti indicatori prendono cose che si sovrappongono, quindi devi stare anche attento, perché una pluralità di indicatori può anche dare più peso a certe dimensioni sottostanti, perché molti sono sovrapposti e quindi è come se tu misurassi tre volte la stessa cosa. Un altro problema molto grosso è che le misure vanno standardizzate. Tu puoi avere un indicatore sì-no, puoi avere un altro su una scala Likert, un altro su una scala Cantril da 1 a 10, un altro realmente, diciamo, cardinale, quindi con delle misurazioni che hanno unità di misura, e poi il tuo problema è che di solito devi portare il sì-no sulla scala Cantril, per dire, non è che fai diventare una Cantril sì-no tagliando arbitrariamente dove ti pare. Quindi non è banale, perché la standardizzazione può creare delle distorsioni oltre che delle perdite di informazioni. E poi c'è il problema delle dimensioni. Ha senso che siano considerate tutte insieme in un indice, o ha più senso tenerle separate? Io ad esempio ho guardato gli indicatori DESI, voi vedete che i quattro blocchi di indicatori, che sono tantissimi, capitale umano, connettività, integrazione delle tecnologie digitali e servizi pubblici digitali, voi vedete che sul 3 noi siamo sopra la media UE, sul 4 ci avviciniamo, sull'1 e sul 2 siamo malmessi. Allora, se io faccio l'indice generale, vedete, sono sotto la media, però qui sono sopra. Allora dipende da molte cose, no? Bisogna vedere se tu hai la possibilità di intervenire separatamente su questi, ha senso tenerli separati. Se invece lavori sull'insieme, ha più senso avere un indice unico. Ma sono scelte non banali, capisci? Perché da come tu fai queste scelte, poi trai delle conseguenze di policy di tipo diverso, no? E
tornando al problema, siccome gli indicatori sono utilizzati nella valutazione, tu hai il problema di collegare gli indicatori non solo agli obiettivi, ovviamente, ma anche ai decisori. Cioè il decisore, a differenza di un processo di ricerca sociale in cui puoi anche lavorare a tavolino o confrontarti con dei colleghi, e gli indicatori andrebbero scelti insieme tra decisori e tecnici, diciamo, no? I pesi in teoria li dovrebbe dare il decisore, perché è lui che dovrebbe decidere quanto conta una cosa o un'altra. Gli strumenti di misurazione, il tecnico, qui affidiamo le unghie, cioè il decisore che pretende di dire a noi come misurare le cose, guai al mondo. L'opportunità di costruire un indice dovrebbe stabilirlo il decisore per le cose che dicevo prima, no? Perché può essere molto più utile avere degli indici, diciamo, settoriali, di per dimensione, che ti permettono di capire meglio il fenomeno e di intervenirci. Anche il modo di costruirlo andrebbe deciso assieme. Non è facile, perché ad esempio nel caso DESI, che io ho considerato perché è legato alle competenze digitali, è interessante, ad esempio, che è chiaro che ha un approccio statistico, cioè parte da una serie di basi di dati e costruisce indicatori e poi li raggruppa. Devo dire molto bene, perché usa un approccio anche multi-ranking, quindi ti dà dei numeri, ma ti dice: guarda che se tu vai a vedere i nostri indicatori ti puoi anche costruire degli indici diversi mettendoli insieme in un modo diverso, te ne puoi scegliere uno. Quindi è molto interessante ed è utile giocarci, diciamo. Però quando tu individui quelle quattro dimensioni, uno dice: oddio, quelle quattro dimensioni vengono top down, cioè c'è stato un gruppo di cervelli che si è messo a discutere cos'è la competenza digitale, come si misura, oppure vedendo tutti quei dati hai detto: beh, senti, questi qui li mettiamo sotto questa voce, questi qui sotto l'altra. Tenete conto che in realtà non sono, vado un attimo avanti, non sono solo quelle quattro sono già l'aggregazione di questi qua, e quindi sono una lista molto più ampia. Quindi voglio dire, con tutta franchezza, c'è molto lavoro dietro questi indicatori DESI, non spariamogli addosso, e anche molto trasparenza, perché se voi andate a cliccare qua vi mostra cosa c'è lì dentro, vi dice da quale base dati sono presi, per quali periodi sono disponibili i dati. Quindi voglio dire, delle cose molto interessanti. Però se io voglio a questo punto analizzarli criticamente, sto per morire, scusate, non prima di avervi rivelato chi è l'assassino, dicevo, se voglio analizzarli criticamente dovrei andare a vedere qual è la metrica di misurazione, come vengono standardizzati, come vengono ponderati. Tra l'altro loro dicono che sono ponderati, io non sono riuscito a capire come, ma non è che ci ho passato la vita sopra, e quello che dicevo prima, le eventuali carenze o sovrapposizioni di indicatori. Però certamente questa trasparenza vi dovrebbe consentire di lavorarci, e quindi la mia proposta operativa, per stare in 20 minuti, ho praticamente finito, è di confrontare l'approccio Lazarsfeldiano e quello statistico per capire se ci sono delle macro aree non coperte. Oppure selezionare i key indicators rispetto alle politiche nazionali e usarli per il monitoraggio e la valutazione, perché voi potete, come dicevo, sceglierveli e vedere subito il posizionamento per esempio, del vostro paese. Io sono andato a vedere l'Italia rispetto a certi indicatori, poi vi metto, se voi cliccate qua, andate a vedere, io ci provo così, d'amblè, tanto io sono giovane, sono tecnologico, infatti non trovo un... Ecco, qui c'è uso di internet, paese Italia, gli anno 2021, e vedete la serie storica e anche la media e anche come sei ranchizzato, no? Quindi voglio dire, queste cose sono fantastiche, le devi poter usare, non devi essere diciamo spaventato, però nello stesso tempo devi anche ragionarci sopra. Ultime due slide.
Allora, sono una stessa famiglia? Sì, come definizione, indicatori, perché hanno gli stessi problemi di misurazione e tutti gli altri problemi classici, validità, attendibilità, eccetera. No, perché nell'approccio cognitivo il punto di vista del ricercatore è comunque prevalente, mentre nel valutativo non è necessariamente così. In secondo luogo, nel cognitivo il ricercatore può garantire la gestione del processo cognitivo, decide lui cosa misurare e come, ma non sempre lo può fare nel valutativo. E infine, la pluralità dei punti di vista, decisori, attuatori, destinatari, va considerata nella costruzione degli indicatori. E io ho finito, credo, nei 20 minuti. Grazie al professor Palumbo che sta... stato puntualissimo e precisissimo e ci ha reso, diciamo, più umano il tema degli indicatori, incentivandoci anche a approfondire senza, insomma, troppa paura. Oh, Veronica, e, umano sembrerà, insomma, magari le persone normali dicono è pazzo. L'abbiamo un po' umanizzato, diciamo così, grazie al professor Palumbo. E vedo invece, insomma, do il benvenuto a questo punto al professor Marco Pizzalis che, insomma, si è unito a noi e lo ringraziamo ancora per la partecipazione. E sì. Do subito quindi, ecco, la parola. Veronica, ti blocco un attimo, Veronica, scusa, perché c'è stato Marco, sì, è qui con noi, lo accogliamo. Scusami, Veronica, perché c'è stato un piccolo imprevisto. Quindi, essendo che Marco Pizzalis era previsto con la relazione subito dopo Mauro, quindi ti ringrazio, Veronica, perché il programma era questo, ma c'è un ritardo, quindi il professor Pizzalis è qui, ci ascolta, ma parlerà a breve, così abbiamo deciso, insomma, anche con Ida, di anticipare il lavoro dei gruppi, nel senso che la relazione di Mauro e del prof Palumbo è stata piuttosto ricca, densa, e quindi abbiamo già tantissimo materiale, ci pare, per poter iniziare a lavorare nei piccoli gruppi facendo tesoro proprio del suo stimolo. Dopodiché per 20 minuti quindi lavoreremo nei gruppi, poi ci ritroveremo nuovamente qui, daremo un primo riscontro e ci sarà la relazione del professor Pizzalis, perché appunto ora non riesce appunto a fare la sua relazione in questo preciso momento. Quindi, insomma, è tutto in diretta e quindi... Il bello della diretta. Come si fanno dei cambi di programma, insomma, dai, fanno bene, sperimentiamo questa nuova modalità su una nuova modalità, direi. Sì, diciamo che questa cosa può essere anche utile perché facciamo un lavoro, diciamo, dal basso, potremmo dire, no? Anche se siamo un gruppo di esperti. Quindi possiamo avere una delle suggestioni del professore, per esempio le macro aree non coperte dal DESI, oppure fare in ogni gruppo il punto con esperti di quelli che possono essere possibili indicatori del capitale digitale, raccogliendo tutti, come dire, gli input che ci offrono comunque i colleghi, e poi organizzarli all'interno del sottogruppo e poi restituirli subito in plenaria per poi sistematizzarli con la relazione del professor Pizzalis. Quindi, se siamo d'accordo per questa modalità, diciamo, di procedere, io chiederei alla segreteria di... Ok, allora forse potrebbe essere utile, visto che a caldo, Valeria, se sei d'accordo, di in 5 minuti appunto dare una serie di input che sono emersi nel gruppo di lavoro, che possono essere spunti interessanti per il professore per avviare poi la relazione. Va bene? Valeria, a te la parola. Va bene, se Marco, insomma, se sei d'accordo, sì, possiamo procedere. Ah, inizio io? Wow! Sì, vai tu. Sto cercando disperatamente di capire come si fa poi dopo a condividere lo schermo. Dovresti avere sotto share screen, vedi un po', dovresti avere share screen nella barra. Cioè, condividi schermo sotto, sì, però poi dopo non... Mi dovete dare il ruolo però da coorganizzatore? Sì, allora chiedo a Cesare, okay, se ci ascolta, se può dare il ruolo di... In realtà tutti possono condividere, quindi Marco, mi sa che tu basta che scegli poi la finestra che devi condividere. Vabbè, ci proviamo. Prova un po' a vedere, comunque dopo... Va bene. Allora, provo a riassumere, spero di riportare un po' quanto è molto molto produttivo, diciamo, ci sono trovate
pieni di stimoli e di ricchezze, quindi 5 minuti, brevissimo, anche meno. Allora, l'input appunto era un po' ragionare sulla base della relazione del prof. Palumbo sul capitale digitale, su quelle dimensioni non ancora coperte dal DESI, coperte bene, coperte male, eccetera. E sono usciti fuori, diciamo così, alcuni punti da attenzionare. Vabbè, il primissimo punto, così anche in ordine cronologico come interventi, ha puntato l'attenzione molto sul tema della alfabetizzazione, quindi riportando i temi dell'analfabetismo funzionale, nel senso, in particolar modo si parlava dei ragazzini, l'attenzione era rivolta ai ragazzini, ma noi ci ricordiamo che il DESI si rivolge a tutta la popolazione giovane, adulta, presunta tale, diversamente giovane, diciamo così, e quindi l'interesse è quali competenze e capacità di utilizzo degli strumenti si mettono in campo, cioè appunto si faceva riferimento ai ragazzini che pur di fronte ad uno stesso strumento hanno competenze del tutto diverse e quindi la comprensione anche dei contenuti. Il tema dell'alfabetizzazione ci ha portato poi a parlare del contesto, quindi dell'ambiente di apprendimento, no? Quindi il contesto ambiente di apprendimento digitale, sempre più connesso con quello fisico, e in tema di ambiente di apprendimento più rivolto, alla nostra attenzione era più rivolta all'ambito educativo, quindi la scuola in particolar modo, l'attenzione si è un po' più spostata sulle reti comunicative, no? Cioè una comunicazione digitale e l'attenzione a come implementare le reti comunicative, cioè quali sono gli indicatori che possono essere maggiormente sviluppati, usati per studiare, valutare le reti comunicative digitali ben diverse da quelle che si trovano nel contesto, diciamo così, face to face tradizionale. Parlando di capitale umano, quindi focalizzandoci sul DESI, alcuni hanno mostrato un certo fastidio, tanto siamo fra noi, con una prospettiva un po' da economisti, quindi parlare di capitale umano con un'impronta un po' da economista, ok? Quindi noi sociologi o presunti tali o chi si sforza di esserlo e fa finta, potremmo portare il nostro apporto per contrastare un po' questa deriva, diciamo così, degli economisti. Chiudo e poi lascio ad altri appunto riflettere su questi temi. Un altro aspetto molto interessante, sempre connesso al contesto e all'ambiente, è il tema della scelta. Cioè il tema della scelta, quale, non solo quale strumento decidiamo di usare, chi decide quale strumento usare, quindi di nuovo un discorso, no, a cui faceva riferimento anche Mauro Palumbo, ma chi è che decide, chi mette il naso nella formulazione degli indicatori, quindi quali strumenti, chi decide e soprattutto con quale obiettivo, cioè qual è la ratio che ci sta dietro, qual è l'approccio che ci sta dietro, quindi il tema dell'obiettivo che dovrebbe guidare la scelta dello strumento. Questo ci ha portato ad una riflessione su, e a un po' una critica, diciamo così, sulla connessione fra indice DESI e l'approccio, il framework DigiComp Edu, che più o meno tutti noi conosciamo, quindi si è vista una certa discrepanza, disconnessione fra questi due, l'indice DESI e invece tutte le dimensioni che ci racconta il DigiComp. Quindi il tema di quale tecnologia in vista di quale obiettivo è un po' il tema che ha concluso la nostra discussione, lanciando poi una, diciamo così, una provocazione, perché noi abbiamo parlato tanto di scuola e l'università, sembra quasi che la nostra attenzione sia tanto rivolta alla scuola, all'ambito scolastico e ai bambini, ma poi l'università non è esente da ciò, è esente, come può essere al meglio valutato, quindi diciamo che se ho cercato di riassumere tutto molto a caldo, i temi principali emersi mi paiono essere questi. Ovviamente i partecipanti al gruppo possono integrare o smentire quello che, però le parole chiave, diciamo le domande con cui abbiamo concluso è cosa, come, per chi si usano questi strumenti, quindi quali obiettivi e chi sceglie, cioè il tema della scelta, che ha visto un accordo su diversi temi, no? Mi faccio e lascio la parola a Ida e poi anche ad altri, veramente, se volete integrare quello che ho detto, che sono stata poco precisa, via. Ok, intanto posso agganciarmi a quello che tu dicevi, Valeria,
sul rapporto tra il DESI e il DigiComp che è emerso anche nel nostro gruppo, e lo prendo come spunto per collegare insomma la vostra discussione con la nostra discussione. Quindi quando si parla di capitale digitale parliamo di un concetto comunque complesso, dipende dal punto di vista con cui si può affrontare questo tematico, che voglio dire si può, dipende dal punto di vista che può essere macro o micro, nel senso se si prende come punto di riferimento la società, allora ci sono degli indicatori come quelli del DESI che sono ampi, no? Oppure se si prende come punto di riferimento di vista, come dire, l'individuo, allora ci sono i framework, come dire, internazionali come il DigiComp. Voi avete parlato anche del DigiComp Edu, nel caso naturalmente della scuola, che fanno riferimento a dei comportamenti, a delle modalità di utilizzo, quindi è molto importante la prospettiva con cui viene affrontata questo tipo di tematico. Rispetto però alla questione della, per esempio il DigiComp si rivolge in particolare alla questione della competenza digitale, che come è stato rilevato nel gruppo rappresenta un elemento del capitale digitale. Quindi nel capitale digitale sono emersi nella discussione due aree importanti o due aspetti importanti. Uno, la questione dell'utilizzo dei media come elemento da prendere in considerazione, e anche rispetto all'utilizzo sono emerse delle cose interessanti, perché molti colleghi parlavano di utilizzo attività sommersa, privata, da parte degli individui di cui non sempre, come dire, ricercatori oppure considerano o tendono naturalmente ad indagare, oppure degli usi pubblici, cioè come questi media possono essere utilizzati in un'ottica, in una valenza civico-partecipativa. E quindi come l'utilizzo dei media può avere un impatto anche nel cambiamento della vita sociale, oppure può avere impatto anche nei processi di integrazione sociale per implementare la cittadinanza, oppure può avere un impatto anche nei processi di socializzazione, di costruzione del sé, della propria identità. Quindi questo per quanto riguarda i diversi tipi di utilizzo dei media. Poi la seconda prospettiva è appunto quella della dimensione digitale, anche se su questo non siamo andati molto nel dettaglio, anche se abbiamo fatto questa distinzione rispetto alla prospettiva del DESI e la prospettiva del DigiComp. E rispetto alla competenza digitale, per esempio, è emerso l'interesse dal punto di vista della ricerca sociale di analizzare il rapporto del digitale rispetto diciamo alle relazioni sociali e le implicazioni, possiamo dire, che un tipo di utilizzo, un tipo di consapevolezza digitale può avere nella vita reale. Quindi questo anche come un elemento come dire da sviluppare in una prospettiva di ricerca. Sono emerse anche delle criticità, diciamo degli elementi da approfondire, no? Dal punto di vista metodologico, per esempio, si parlava dell'importanza di diciamo ragionare su delle possibilità, delle prospettive di combinazione tra approcci quantitativi e approcci qualitativi, proprio per analizzare questi aspetti complessi del capitale digitale. E poi un'ultima suggestione che è emersa era quella di ripensare la concettualizzazione del capitale digitale all'interno del contesto scolastico, rivalutando la tecnologia non solo dal punto di vista funzionale, ma proprio la tecnologia come stimolo di relazione sociale, tenendo conto del periodo di crisi pandemica che è stata in qualche modo vissuto da cui siamo usciti recentemente. Diciamo, questi più o meno erano gli aspetti che sono emersi nella discussione del gruppo. Poi anche in questo caso non so se ho dimenticato qualcosa, diciamo, nel riproporre, quindi se ci sono delle integrazioni da parte dei colleghi. No? Ok, quindi questa insomma è poi, ecco, la molteplicità delle suggestioni, e quindi sulla base di queste piccole restituzioni io lascerei la parola a Marco Pizzalis per riorganizzare insomma questa complessità di concetti che sono stati indagati. E prima di dare la parola al collega, io ho lanciato all'interno del gruppo questa proposta che estenda agli altri componenti dell'altro gruppo, cioè a partire da questo incontro ho lanciato l'ipotesi di creare, Valeria, un piccolo documento dove andiamo a sistematizzare tutti gli input dei sottogruppi da ricondividere poi con tutti i colleghi per creare una mappa concettuale di dimensioni e spunti di riflessione
legate al capitale digitale che possono essere appunto occasione di ulteriore approfondimento tematiche di ricerca anche dopo naturalmente il seminario del nostro gruppo tematico. Ottimo. Grazie, prego, la parola al professor Pizzà. Grazie Ida, grazie a tutti, grazie Valeria, grazie della pazienza a tutti quanti. Stamattina è stata un po' un film di guerra, però ce l'abbiamo fatta. Cercherò di connettermi con posizioni che ho sentito, penso che alle cose che dirò si connettono in effetti, perché come forse alcuni di voi sanno, appunto la questione del capitale digitale l'ho affrontata in una pubblicazione nel 2016 in cui appunto ci ponevamo forse tra i primi la questione della capitale digitale. Poi in realtà l'ho riaffrontata in un articolo che vedete il file? Okay. Sì, vediamo le slide. Ecco, poi l'avevo affrontato in un altro articolo che avevo mandato a una rivista americana in risposta a un articolo di Renzulle Paino. Però ci fu un bel bisticcio tra me e la redazione e alla fine non l'abbiamo pubblicato, perché in realtà che avevamo criticato a fondo l'approccio di Renzulli e Paino, che era appunto la direttrice della rivista tra l'altro in quel momento, quindi diciamo, la cosa non è stata così, non è andata così bene. Però diciamo che in realtà alcune riflessioni ve le ripropongo, perché secondo me intanto non sono in quel libro, perché sono appunto riflessioni successive, e pongono alcuni problemi rispetto a quella. Adesso io ho cambiato un po' il titolo, perché ho pensato di chiamarla appunto, parlare, discutere l'ipotesi del capitale digitale, perché noi diamo per scontato l'idea che appunto che a questo costrutto, che un concetto corrisponda a una realtà, no? Cioè il rischio appunto che venga reificato attraverso le diverse forme di operazionalizzazione del sì, che poi dopo alla fine dimentichiamo la dimensione, diciamo, concettuale, il fatto che è una nozione innanzitutto il capitale digitale. Dobbiamo capire a che cosa serve, se serve, e a che cosa si può collegare. Allora, innanzituto il primo problema è ragionare sulla differenza tra capitale culturale e capitale culturale. Qualcuno precedentemente ha posto il problema appunto della nozione del capitale umano, e appunto secondo me in qualche modo culturalmente e dal punto di vista della cultura sociologica in realtà il concetto che si contrappone in qualche modo al concetto di capitale umano è quello di capitale culturale. Perché? Perché il concetto di capitale umano è stato concepito appunto per ragionare intorno a tutte quel tipo di risorse che sono appunto la conoscenza, le competenze, le abilità, le esperienze, eccetera, eccetera, la formazione, che sono possedute dagli individui in una data popolazione, ma che sono utili sia per il loro successo personale che per il successo, diciamo, collettivo della nazione. Quindi viene usato come uno strumento per calcolare quindi la relazione tra, diciamo, tra le risorse educative raggiunte dalla popolazione e quelle economiche. Mentre il capitale culturale ha una funzione molto differente. Quindi da un punto di vista teorico non possono essere assolutamente sovrapposti, anche se possiamo anche utilizzarli contemporaneamente, però sapendo che stiamo parlando di cose differenti, perché il concetto di capitale culturale nasce per definire l'accumulazione di conoscenze e i comportamenti che sono legati agli habitus, però nello stesso tempo questa accumulazione di conoscenze appunto collegata agli habitus serve a dare un segno, quindi è un segnale agli altri, ad esempio agli insegnanti, sulla propria appartenenza a un gruppo sociale. Quindi il capitale culturale non è mai sconnesso dagli usi che si fanno di queste risorse culturali, che quindi sono connesse con delle competenze sociali e quindi è utile per spiegare la differenziazione sociale.
e poi gli effetti che può avere sulla scuola, sulla scolarizzazione in termini di riproduzione delle diseguaglianze sociali. Quindi se da una parte il capitale umano serve per misurare la produttività, l'altro, il concetto di capitale culturale, serve per ragionare intorno ai processi di differenziazione e alla riproduzione delle diseguaglianze sociali. Ora, quindi questo secondo me è importante perché quando noi parliamo di capitale digitale, noi stiamo parlando anche di digital divide, quindi di diseguaglianze digitali. Quindi è evidentemente opportuno ragionare su come, quali sono gli elementi che sono alla base delle diseguaglianze digitali e come le diseguaglianze digitali si sono riprodotte nel tempo. Perché noi sappiamo che l'illusione che le diseguaglianze digitali fossero riassorbite una volta che si fosse diffuso l'uso dei device e di internet, in realtà abbiamo scoperto, anche grazie all'effetto della pandemia, che non è così. Tant'è vero che questo è stato uno shock anche per me, vi devo confessare, perché quando scrivevamo ancora queste cose, alcuni anni fa, noi eravamo convinti che in realtà la diffusione dello smartphone avesse risolto il problema del digital divide. Perché? Perché nelle scuole si era diffusa, diciamo in qualche modo, la moda del BYOD, no? Bring your own device. E quindi gli insegnanti più avanzati nell'uso delle tecnologie teorizzavano e praticavano il fatto che si poteva fare lezione usando le tecnologie digitali semplicemente chiedendo a ciascuno di portare il device a disposizione. Abbiamo visto invece che con la pandemia che questo non era vero perché i device a casa non hanno la stessa qualità e anche gli accessi a internet non sono della stessa qualità. Quindi questo ci ha fatto riportare indietro di almeno 10 anni sull'idea che in realtà esiste ancora un digital device di primo livello che riguarda quindi la distribuzione degli accessi ai device e all'internet. E quindi questo secondo me è un elemento importante. Ora, ritornando al concetto di capitale culturale, appunto, il concetto di capitale culturale di distinzione. Quindi il capitale culturale ha sempre una connotazione sociale e quindi siccome ogni cosa è cultura, non tutto ciò che è cultura ha lo stesso valore simbolico. E quindi all'interno di una gerarchia dei valori simbolici noi sappiamo che appunto l'accesso a diverse risorse, ad esempio l'uso di uno strumento musicale oppure la scuola che si frequenta, le attività che si svolgono eccetera eccetera, sono tutte legate a diversi livelli di significato sociale, quindi di livello simbolico. Appunto per questo si riferisce capitale, perché diciamo c'è una specie di classificazione implicita dei modi in cui in una società noi valutiamo e diamo valore alle diverse attività. Quindi queste differenze culturali sono incorporate dagli individui, come abbiamo detto prima, e questo è ciò che Bourdieu chiama l'habitus. Ora, siccome ciascuno possiede un habitus, secondo Bourdieu ciascuno, diciamo, si comporta in maniera abbastanza coerente con questo habitus. Ora, dal punto di vista, diciamo, delle forme classiche che Bourdieu ha utilizzato per, diciamo, in qualche misura definire il concetto di capitale culturale, noi sappiamo che c'è una forma oggettivata, che sono appunto tutti gli oggetti culturali. A questo voglio specificare che secondo è interessante ragionare su questa cosa, perché appunto dobbiamo poi ragionare anche su quali sono i contenuti eventuali del capitale digitale. Quindi le forme, i contenuti o le forme del capitale digitale. Per Bourdieu le forme del capitale digitale sono appunto quella oggettivata, che è data dal possesso di oggetti culturali che quindi possono dimostrare l'affinità di un individuo con la cultura, diciamo, elevata, oppure i gusti delle classi dominanti. Poi c'è una forma incorporata che è prodotta dai processi di socializzazione, che ad esempio noi vediamo nei modi di comportarsi, le maniere, i gusti, il linguaggio. E poi abbiamo la forma istituzionalizzata, che si riferisce ai riconoscimenti dello status culturale che sono
date ad esempio dalle credenziali, quindi dai diplomi. Quindi in realtà queste, diciamo, persone di linguaggio della statistica possiamo chiamare delle proxy, cioè nel senso che in realtà il capitale culturale non esiste come variabile, ma è un insieme di fattori, no? E Bourdieu infatti considera come un insieme di fattori. Allora, per la precisione, io con il mio collega statistico Mariano Porco abbiamo lavorato in questo senso, abbiamo pubblicato un articolo nel 2017 sulla British Journal of Sociology of Education, proprio per mostrare che non bisognava utilizzare il concetto di capitale culturale come aveva fatto tutta la sociologia americana e non solo, dagli anni 80 in poi, come una variabile di tipo causale, ma per cercare invece di, con un modello probabilistico, di capire in che modo il capitale culturale potesse dare forma alle diverse scelte scolastiche che gli studenti davano, però non in termini appunto di un rapporto causale tra possesso di capitale culturale e livello di capitale culturale e achievement scolastico, risultato e successo scolastico, come è stato fatto fino ad oggi, ma semplicemente cercare di prendere appunto il capitale culturale per quello che è, secondo Bourdieu, cioè un insieme di fattori che agisce in quanto insieme, e quindi può essere in qualche modo, dal punto di vista analitico, risolto in diversi elementi, però dobbiamo ricordarci che ciascuno degli elementi, anche ciascuna delle variabili, in realtà agisce come sistema di variabili. Ora, questo ha degli effetti sui processi di scolarizzazione, perché secondo Bourdieu il capitale culturale rappresenta appunto un segno che viene riconosciuto dagli altri, e dentro le istituzioni scolastiche, per esempio, viene riconosciuto dagli insegnanti di classe media, che quindi apprezzano negli studenti delle classi omologhe, cioè delle classi medie, delle classi superiori intellettuali, diciamo una affinità elettiva che in qualche modo viene premiata dalla scuola. Questa affinità è nei linguaggi, nei gusti, nei modi di comportarsi e via dicendo. Quindi in questo modo il capitale culturale funziona rafforzando i processi di riproduzione all'interno della scuola. Ora, come ho detto prima, questo l'ho già detto, lo posso saltare, appunto, non va inteso però come una variabile causale. Ora, la domanda che ci facciamo, no, che ci siamo fatti, è sulla quale in realtà non ho una risposta, quindi alla fine la mia domanda finale sarà intorno, appunto, sarà una domanda, una richiesta di riflessione intorno al tema, se il capitale digitale sia una nuova dimensione del capitale culturale separata dalle tre dimensioni che abbiamo visto prima, cioè se sia una dimensione autonoma. Questa è la tesi di Paino e Renzulli, perché Paino e Renzulli affermano che gli studenti che oggi sono in grado di mostrare il possesso di competenze digitali si mostrano in qualche modo come competenti, membri competenti della società dell'informazione contemporanea, no? E per questa ragione sarebbero, dal loro punto di vista, avrebbero maggiori probabilità di avere successo scolastico. Spiegano questo meccanismo affermando appunto che il capitale digitale viene riconosciuto come una risorsa importante dagli insegnanti, quindi in qualche modo funziona anche qui col meccanismo del segno, no, del segnale, come in Bourdieu, però appunto trasferito nella società dell'informazione, quindi viene considerato come una forma di capitale culturale, però autonomo dalle forme tradizionali di capitale culturale. Ora, quindi l'ipotesi che è stata messa in campo è che si tratti di una distinta dimensione del capitale culturale e quindi a fianco delle altre è in grado di facilitare il percorso scolastico. Ora, io a questo punto di vista non mi ha convinto, continua a non convincermi. Perché? Non mi convince perché secondo me si confonde la dimensione degli skills digitali, come vedremo fra poco, dalla dimensione degli usi.
che sono legati invece al capitale culturale vero e proprio. Quindi dentro la nozione di capitale digitale c'è il rischio di confondere più dimensioni. E quindi diciamo che nel resto del mio intervento cercherò di distinguere queste dimensioni del capitale digitale per capire se alcune sono legate ad esempio al capitale economico ed altre al capitale culturale. Quindi il capitale, la domanda che ci facciamo è se il capitale digitale ha qualche impatto significativo per spiegare le scelte scolastiche o il successo scolastico, come è stato imputato al capitale culturale nel passato. Ora, ragionando sul capitale digitale e le diseguaglianze digitali, a mio modo di vedere, noi ci troviamo di fronte a una nozione ambigua quando parliamo di capitale digitale. E quindi il capitale digitale è questa è una domanda, è relativo, è collegato al capitale economico? Perché, ad esempio, se noi per capitale digitale intendiamo il possesso o l'accesso all'internet, ad esempio all'internet veloce, avere un buon computer, avere buoni software e via dicendo, allora noi possiamo considerare che il capitale digitale discende certamente dal capitale economico. Infatti nelle analisi che abbiamo fatto a partire dai dati OCSE PISA si mostrava e abbiamo visto che non c'è nessuna differenza tra i gruppi che posseggono più capitale culturale da quelli che posseggono meno capitale culturale, più capitale economico dal punto di vista delle risorse digitali in termini appunto di device e accessi. Mentre si differenziano quelli che hanno meno risorse economiche. Allora, la seconda questione. Noi dobbiamo considerare il capitale digitale come una forma di skill, cioè un'abilità specifica per svolgere un compito particolare? Quindi, ad esempio, utilizzare un programma Word, saper installare dei programmi, saper usare il browser, cioè sapersi iscrivere in una piattaforma, ecco, queste sono appunto abilità specifiche rispetto a compiti particolari. Però c'è un altro livello che secondo me è essenziale per capire il problema ed è quello appunto del capitale culturale come competenza, cioè il come. Allora, la competenza la possiamo definire come un insieme certamente di skills, di conoscenza, di comportamenti che si esercitano nel attuare, nel realizzare un compito in maniera efficace. Ora, evidentemente dentro questa dimensione c'è tutto il problema del modo in cui si combinano capitale digitale e capitale culturale. E secondo me questo è, diciamo, l'elemento più problematico. Innanzitutto perché appunto servono ricerche specifiche per capire appunto quali sono gli effettivi usi dei device o di internet. Cioè, voglio dire, è evidente che chi ha alto capitale culturale, ad esempio, può usare internet per avere accesso a delle risorse che sono disponibili su internet, nell'internet, e che possono quindi facilitare ad esempio la diffusione di informazioni e di conoscenze. Quindi ad esempio abbonamenti online a riviste, alle database, eccetera, eccetera. E quindi la raccolta di informazioni di alto livello, oppure l'accesso ad esempio a forme culturali elevate che si possono trovare a disposizione. Ma allo stesso tempo noi sappiamo che internet può essere utilizzato per andare ad esempio in siti di dubbio, diciamo, di dubbio interesse, oppure semplicemente per cercare informazioni che hanno in realtà un contenuto di capitale culturale meno elevato. Quindi è chiaro che l'uso competente si riferisce a delle dimensioni che sono innanzitutto culturale, ma attenzione, anche sociale. Quindi capitale digitale si trova in qualche modo in una
tra il capitale economico, dipende dal capitale economico e dal capitale culturale. Quindi, però, a mio modo di vedere, dobbiamo considerare l'ipotesi che il capitale digitale possa avere differenti declinazioni, che sono quindi collegate alla struttura dei capitali posseduti dalle persone. Quindi le persone che hanno più capitale economico è probabile che abbiano, ad esempio, una disponibilità di device o di accesso a internet di qualità elevata, e che però nel loro uso non si discostino dalle persone che, avendo basso capitale culturale, hanno magari sia basso capitale culturale che capitale, scarso capitale economico, e quindi magari hanno device meno importanti, meno affidabili, un accesso meno a internet, meno veloce, però nello stesso tempo, dal punto di vista dei consumi culturali e degli usi che se ne fanno, non ci sarebbe, ci potrebbe non essere differenza. Mentre il collegamento col capitale culturale è legato alla possibilità che, appunto, ci sia un uso di elevato o un uso invece basso, diciamo, di questi strumenti. Quindi possiamo dire che, collegandosi a tutta la teoria del digital divide del terzo livello, anche se non mi identifico con quella teoria, però diciamo che in qualche modo, più o meno, non diciamo cose troppo differenti, possiamo dire che gli usi digitali, media digitali, dipendono da altre forme di risorse di capitale, che sono appunto quella economica, quella sociale e quella culturale. E quindi questo insieme di fattori produce dei risultati differenti a seconda dei gruppi sociali. Secondo me è interessante anche mettere in luce, appunto, l'aspetto del capitale sociale, inteso con l'idea che, appunto, gruppi omogenei e reti omogenee di persone inducono all'uso, ad esempio, di social media che sono coerenti per quel gruppo, no? Quindi questo vale, voi sapete bene, per le classi d'età, per i giovani, per i più anziani, che sono specializzati spesso in social media differenti, però vale anche all'interno dei gruppi sociali, e il fatto, cioè le classi, i gruppi di classi sociali differenti, il fatto che si possano utilizzare i media digitali in maniera differente. Questo può dipendere anche dall'uso sociale che si fanno, ed è un aspetto che, secondo me, è interessante approfondire. Ora, diciamo, per concludere, diciamo che, a mio modo di vedere, la questione che si pone è: possiamo dire che il capitale digitale sia una forma autonoma di capitale che produce i suoi effetti separati dal capitale culturale? Diciamo, questa è la domanda principale. Perché se non è separato dal capitale culturale, questo vuol dire che gli effetti che produce il capitale digitale discendono quindi dalla distribuzione differente del capitale culturale. Allora, quindi io penso che fondamentalmente occorra distinguere queste due dimensioni, cioè considerare che esiste una parte del capitale digitale che è legato al possesso di skills operativi, ed effettivamente io ritengo che questi skills operativi possano avere senso all'interno dei diversi contesti. Ad esempio, possono aiutare nel successo professionale, perché magari ti aprono un mercato del lavoro, ma possono aiutare anche a scuola, perché ad esempio nel libro Innovare a scuola, in tutta la parte etnografica, abbiamo mostrato come all'interno della classe, anche nelle classi degli istituti professionali, dove gli studenti non erano in grado in realtà di collaborare come si faceva nei licei scientifici, in classe, nella costruzione di una lezione insieme agli insegnanti, e quindi erano, diciamo, meno partecipativi, però gli skills digitali consentivano agli studenti di vedere valorizzate la loro, diciamo, questo tipo di competenza all'interno della scuola, della classe, no? Ora,
Con questo non voglio dire che sono d'accordo con Paine e Renzulli, perché secondo me loro sbagliano nell'attribuire questa dimensione come una dimensione che rappresenterebbe un segnale di appartenenza alla società contemporanea dell'informazione, che quindi viene premiato, perché in realtà non è coerente in nessun modo con la visione appunto del capitale culturale come segnale. Secondo me va interpretato, diciamo, più in termini da interazionismo simbolico, cioè con i processi di negoziazione che avvengono all'interno di una classe, per la quale appunto l'insegnante tende a partecipare, a premiare la partecipazione degli studenti, che può essere quella di dare una mano all'insegnante al quale si impara la LIM, no? E quindi questa partecipazione e questo tipo di competenze possono aiutare l'insegnante in qualche modo a valorizzare, a tenere lo studente, ma nello stesso tempo non può essere confusa con la funzione del capitale culturale, sia in termini, perché la funzione del capitale culturale è appunto quella, è una funzione di classe fondamentalmente, cioè mentre il capitale digitale non è collegato a un segnale di appartenenza a una classe elevata rispetto a una meno elevata, no? Può essere distribuito nella popolazione in maniera differente, quindi nel senso del possesso di specifiche abilità, no? Per risolvere specifici compiti. Mentre il capitale culturale, a mio modo di vedere, non è staccato dal capitale digitale, quando si intende appunto il capitale digitale come quella dimensione dentro la quale tu, grazie al capitale culturale, puoi avere accesso a risorse più elevate, a risorse culturali più elevate. E quindi anche uno studente, ad esempio, che ha maggiore capitale culturale, è in grado di utilizzare internet, ad esempio, per fare ricerche in maniera più adeguata rispetto a chi non ha, ad esempio, gli strumenti culturali per poterlo usare in maniera adeguata. Ecco. Quindi la domanda finale è: qual è la relazione tra capitale digitale, capitale culturale, capitale economico, capitale sociale, e quindi alla fine come possiamo discernere, distinguere tra queste diverse dimensioni? Ok, ho finito. Grazie al professor Pizzalis. Grazie a voi. Sono riuscito a togliere la... No, ancora no. Accidenti. Ah, ecco, ho trovato il coso, eccolo qua. Ci siamo. Allora, bene, grazie mille anche per la tua presentazione. Ma allora, io direi che appunto hai lanciato ulteriore materiale e ulteriori stimoli per la discussione, quindi approfitterei nel tempo che ci rimane per chiedere appunto se qualcuno vuole rispondere a caldo a queste tue sollecitazioni, fare una riflessione, qualche domanda alla luce sia della relazione del professor Palumbo sia di questa del professor Pizzalis, quindi se qualcuno ha piacere di porre domande, e poi vorrei appunto dare anche la parola al professor Palumbo per una considerazione così, una riflessione generale. Ida, sei d'accordo? Sì, sono okay. D'accordo. Va bene. Quindi siamo rimasti tutti, sono temi molto molto grossi, quindi se qualcuno se la sente. No, a caldo mi verrebbe da dire che c'è un ribaltamento della prospettiva, nel senso che il capitale digitale può essere una dimensione, può essere, diciamo, mentre una dimensione, mettiamo così, subordinato al capitale culturale. Mi sembra di capire questo, cioè il capitale culturale è una dimensione più ampia a cui può essere collegato un tipo di capitale digitale, tenendo conto dei diversi utilizzi e delle diverse competenze. Sì. Quindi capitale digitale come una sorta di strumento, possiamo dire, o comunque di... Diciamo sì, da una parte se lo colleghi al capitale umano, il capitale digitale è una risorsa come un altro tipo di training che ti potrebbe consentire di appunto giocartela nel mondo del lavoro, eccetera, eccetera. Se invece lo consideri come invece una risorsa che è collegata al capitale culturale, allora appunto possedere capitale culturale, capitale digitale, permette di
trattare come una leva, no? Che moltiplica la tua capacità di raccogliere informazioni, di essere conosciuto, eccetera, eccetera, per esempio. No? Bene, c'è anche Gianna che ha alzato la mano. Sì, 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 infatti. Ciao Gianna, non t'avevo visto. Buongiorno, ciao Marco. Allora, sicuramente dal mio punto di vista, Marco, non ho letto Renzulli, eccetera, per cui a questo punto me lo vado a leggere, ma cioè, io sono perfettamente d'accordo con te, non è possibile pensare al capitale digitale come un qualcosa che possa essere ritenuto in qualche modo a sé stante o dotato di una propria autonomia rispetto al capitale culturale. E l'avere già anche solo pensato che questa cosa possa essere possibile, secondo me deriva da un equivoco di fondo che ha accompagnato, credo, da sempre la riflessione, soprattutto nei contesti educativi, rispetto all'innovazione tecnologica, all'uso delle tecnologie, cioè che stiamo parlando di strumenti. Ma noi non stiamo parlando di strumenti, stiamo parlando di, come dire, di cultura in fondo, no? Cioè attraverso gli strumenti sono delle risorse simboliche alla fine che producono relazioni sociali o che le riproducono in qualche modo e che quindi possedere capitale digitale inevitabilmente si collega anche con il capitale culturale e direi anche con il capitale economico. Ok, per cui l'equivoco, e chiudo, l'equivoco secondo me nasce proprio dal fatto che contrariamente ai vecchi media, tra virgolette, i nuovi media, i media digitali sono stati visti inizialmente anche dagli stessi studiosi della comunicazione, sociologi della comunicazione, eccetera, eccetera, sono stati visti come delle semplici infrastrutture incluse le piattaforme social, quando invece noi oggi sappiamo che non sono delle infrastrutture, ma che esattamente al pari dei vecchi media sono media, ovvero infrastrutture di mediazione, anche di mediazione simbolica, di mediazione culturale, di mediazione sociale, eccetera, eccetera. Per cui, come dire, per me il tema non si porrebbe nemmeno e se si è posto è figlio, secondo me, di questo equivoco di fondo rispetto a quelle che sono le tecnologie della comunicazione e quindi da qui tutto il tema delle skills. Non è assolutamente uno skill, lo è certo, ma lo skill va ricondotto all'interno di un concetto molto più ampio e più complesso, come tu giustamente dicevi in una tua slide, che è quello di competenza. E chiudo. Grazie. Grazie Gianna. Simona. O Stefania. Prima Stefania. Cioè. Stefania. Che fa? Stefa? Volevo dare la parola prima a Simona, però... come vuoi, parla pure, no? Vai. Vabbè, vado sintetica assolutamente per raccogliere due stimoli. Non solo direi strumenti di mediazione, ma anche di relazione e di estensione, che quindi amplificano all'ennesima potenza le possibilità, no? Che abbiamo di agire, e di intervenire nel mondo vicino, lontano, presente e futuro e purtroppo anche passato con le modifiche, no, che possiamo sempre fare su ogni tipo di contenuto. E l'altra cosa, sempre velocissima, in modi, come dire, di suggestione, sono d'accordissimo ovviamente sulla connessione tra capitale digitale e capitale culturale, mi sembra però importante mantenere una connessione che trovo dinamica e complessa col tema anche del digital divide che tu prima nominavi, che non può essere considerato solo in termini di mero accesso all'infrastruttura, alla tecnologia, allo strumento, ma anche in termini di appunto culturali, cosa sono in grado di fare, no? Quale abilità ho nel fare, ma anche mi viene da dire, no, cognitivi, emozionali rispetto a come sono in grado di gestire questa montagna, no, questo overload di stimoli, di informazioni
che poi a seconda della capacità di possiamo dire gestione e risposta che ho, posso rischiare o l'overload o la sovraesposizione o la sottoesposizione per scelta. Quindi sicuramente i termini, no, di questa relazione sono veramente complicati e probabilmente non sono leggibili con letture unidimensionali, no, con un solo approccio, con un solo indicatore, ma sono necessari anche incroci, integrazioni, prospettive diverse, che probabilmente l'approccio, no, etnografico in classe ci viene a dare una ricchezza di interpretazione di tutto quello che c'è dietro all'approccio alla tecnologia, al cosa faccio con la tecnologia, al come lo faccio, non ce lo restituisce l'indicatore. Grazie Stefania. Vai Simona. Allora, grazie. Sì, no, io mi riconnetto un po' al discorso che ha già fatto Gianna sul fatto che sono, intanto ti ringrazio per la relazione molto interessante, sono perfettamente d'accordo sulla relazione, anche per me quasi, come dire, scontata tra capitale culturale e capitale digitale. Però volevo farti forse una domanda un po' sul concetto di skill, perché mi sembra che quando hai parlato di skills ti sei riferito quasi esclusivamente proprio a questa dimensione un po' più, ma forse ho capito male io, un po' più produttiva, automatica, legata all'abilità tecnica di gestire i contenuti digitali, mentre invece il concetto di skill a cui facciamo riferimento proprio anche in recenti progetti dei quali ho fatto parte, la skills diventa anche lì una skills legata alla relazione sociale, alla tecnologia di relazione sociale, quindi alla gestione appunto del supporto sociale, che si connette anche poi a quella dimensione trasversale, secondo me sempre più importante, delle soft skills, che sebbene non abbiano un quadro di riferimento oggi chiaro, un framework diciamo universalmente riconosciuto al di là di quello che ritroviamo anche su UNESCO, oggi sono sempre più connesse a questa dimensione del digitale. Quindi secondo me dobbiamo anche non stare attenti, però cercare di ritematizzare anche questo concetto di competenza digitale in una visione più ampia, che appunto va nella direzione che tu hai citato, di un capitale digitale visto come mix non soltanto di capitale culturale e digitale, ma anche l'importanza del capitale sociale come ricchezza e delle reti di relazione che le piattaforme appunto nell'era della platform society oggi consentono. Però ecco, probabilmente era già implicito in quello che tu avevi detto. Grazie per questa domanda. Posso, rispondo subito, aspetto. Prego. No, allora sì, in realtà la domanda non è semplice, perché sono concetti che in realtà hanno sono tutti concetti ballerini, diciamoci. Multidimensionali, cioè. Io in realtà ho voluto precisarli e distinguerli utilizzando skill come abilità definita appunto per la soluzione di specifici compiti, no? Per cui diciamo gli skill come una dimensione delle competenze, quindi distinguere tra skill e competenze in maniera tale che lo skill poi dopo è arbitrario evidentemente, però ho cercato di precisare il concetto in questo modo in maniera tale da poter distinguere da un punto di vista puramente analitico, perché poi dopo io sono d'accordo con te, non esiste nessuna abilità che non sia in se stessa già un'abilità sociale, è socialmente diretta e socialmente acquisita e con significati sociali. Quindi, però dal punto di vista diciamo puramente analitico, se vogliamo distinguere dentro questa dimensione, possiamo dire, almeno io ho usato i termini in questo modo, poi vabbè, appunto con il limite dell'arbitrarietà, ho usato appunto gli skill come in termini di abilità, cioè di abilità intesa come la capacità di agire, risolvere, applicare ad esempio una procedura per risolvere un problema, che può essere quello ad esempio il saper scrivere con un programma, d'accordo? Quindi che richiede una specifica abilità che da un punto di vista diciamo di ciò che scrivi possiamo
quindi dei contenuti, a chi è diretta la scrittura, dice no, noi facciamo finta che questo problema non esista, però perché l'altro problema invece implica appunto delle competenze appunto che sono più elevate, differenti diciamo, che implicano appunto tutto quell'altro insieme di questioni che riguarda ad esempio a chi sto scrivendo, per chi sto scrivendo, perché uso quel programma, ad esempio perché uso Word e non uso Open Office, che c'è una scelta magari politica dietro, no? Quindi dietro qualsiasi cosa c'è tutto un universo, quindi li ho distinti in questo senso perché per chiarezza, almeno. Quindi però ho fatto bene a precisarlo, perché magari appunto siccome ciascuno di noi magari usa questi concetti con una certa, anche con disinvoltura, no? Oppure li tira da una parte, li tira dall'altra, però io ho cercato di precisarlo in questo senso per poter distinguere, no? L'idea che effetti formatiche, che però sono legate a uno scarso capitale culturale. D'accordo? E però possono avere un valore legato, quindi in termini di capitale umano, hanno valore in realtà. D'accordo? Cioè se io ragiono in termini, come ragionano gli economisti, si tratta di skills acquisite attraverso training che tu puoi in qualche modo monetizzare e poi calcolare qual è appunto il loro effetto. No? Sia sulla tua traiettoria professionale sia sulla ricchezza magari del gruppo, della nazione, eccetera eccetera, quindi in questo senso mentre se dal punto di vista sociologico secondo me è invece più interessante un'idea appunto di competenze in cui ci poniamo il problema di quali sono gli usi effettivi, in quale direzione, quali sono i significati sociali, eccetera eccetera. Ti ringrazio per la risposta, no? Questo nasceva dal fatto che in alcune pubblicazioni, chiaramente per esempio o nel framework di questa ricerca Transmedia Literacy, per noi c'era un'identità tra competenze digitali e skills, ma in una sicuramente in un'accezione più ampia che va nella direzione che tu hai detto, che tiene conto non solo della singola abilità, e poi vabbè, lì si aggiungerebbe pure appunto le strategie di apprendimento informale poi di queste competenze, che è un'altra dimensione ancora. Ti ringrazio molto per il chiarimento. Bene, grazie professore. Dunque io a questo punto lascerei la parola al professor Palumbo, quindi abbiamo iniziato con una riflessione metodologica e chiudiamo con una riflessione altrettanto metodologica. Ah, grazie Nida. Io dico solo due cose anche forse di sostanza, ossia effettivamente è molto interessante questa concezione di, io direi, legame lasco tra capitale digitale e capitale culturale. Quanto sia lasco è uno degli elementi forse su cui svolgere le ricerche. E vedendo la parte invece skill, mi pongo due problemi. Uno che probabilmente è molto interessante vedere come questi skill poi interagiscono con l'ambiente e quindi usando anche il concetto di campo bourdieusiano, ma anche entitlements, provisions, design, come questo skill può produrre effetti diversi a seconda dei contesti e naturalmente delle posizioni sociali delle persone. Terza e ultima cosa di sostanza, poi dico una cosa di metodo, c'è anche da chiedersi quanto la scuola possa usare questo in chiave di riequilibrio delle disuguaglianze invece che come al solito di ampliamento o di riproduzione, un tema che direi appassiona tutti noi e quando me lo chiedo dico con franchezza non so quanto sia facile studiarlo perché devi avere degli strumenti molto, molto precisi, molto ben definiti. Due considerazioni di metodo. La prima, che ovviamente mi pare davvero utile una chiarificazione concettuale in base alla letteratura, in base agli usi consolidati, quello che volete, perché il rischio che diceva Marco è molto forte, cioè rischiamo di parlare di cose diverse pensando di parlare della stessa cosa. Quindi anche il tema degli indicatori a volte ci può aiutare a designare cosa intendiamo per, anche indicatori di tipo puramente qualitativo, no? Legati anche all'uso. E seconda
riflessione metodologica, effettivamente la dimensione individuale non può essere investigata soltanto in termini di, come si può dire, possesso o meno di caratteristiche a livello individuale, ma andrebbe giocata molto sull'uso e sugli effetti del possesso di capitale digitale sulla costruzione dell'identità, sulla relazionalità, oltre che ovviamente sull'appartenenza di status, elementi che voi avete sottolineato e che mi sembrano molto interessanti. Quindi probabilmente la sfida è di riuscire a proporre una pluralità di strumenti dall'etnografia, che anche Stefania, che è importante perché ti fa capire come funzionano i meccanismi nel concreto, e nello stesso tempo riuscire a ibridarla con altre possibilità di ricerca anche più quantitative che ti possano dare un'idea di quanto le cose che tu vedi nel piccolo poi in qualche modo siano effettivamente generalizzabili. Cosa ovviamente non originale, ma in questo caso mi sembra molto importante, perché altrimenti qui più che altrove rischiamo proprio di riprodurre il macro, che però viaggia per conto suo, e il micro che poi non riesce a avvalersi delle cose che escono fuori dal macro. Ad esempio, io ho dato un'occhiata a questo DESI e in effetti mi dà molte sollecitazioni su andare poi a vedere come sono quelle, no, caratteristiche che loro prendono a livello aggregato, e quello è un lavoro che secondo me aspetta i sociologi, non facciamolo fare ad altri. Io mi fermo qui. Grazie, grazie professore. Ringrazio i due relatori, il professor Palumbo e il professor Pizzalis. Ringrazio tutti i partecipanti, amici, colleghi, esperti, diciamo, in questo ambito. È stata dal mio punto di vista una sessione molto, molto stimolante, molto ricca su tematiche a noi care, quindi spero che ci sia un secondo tempo e un terzo tempo, insomma, su questi temi da sviluppare, non solo nell'ottica del seminario, ma spero anche in prospettive di ricerca. E quindi non mi resta che augurarvi buon pranzo e grazie ancora. Ora, insomma, per la parte celeria, non so se vuoi, mi unisco ai ringraziamenti ai prof, innanzitutto Palumbo, Pizzalis, grazie molto a tutti i partecipanti. Come diceva Ida all'inizio, no, noi cerchiamo col gruppo tematico dentro all'Associazione Italiana di Valutazione di promuovere la ricerca valutativa su questi temi, e non è roba facile, non c'è tanta diciamo letteratura, o comunque cerchiamo di portare avanti un lavoro di questo tipo, quindi ci fa piacerissimo essere in contatto con voi, rimaniamo. Quindi alla prossima. A questo punto direi che questo è un inizio di un lavoro comune, mi auguro, che ci porterà molto lontano, a grandi risultati, speriamo. Grazie alle organizzatrici, grazie pure alle organizzatrici dell'incontro tra i professori e relatori. Grazie, grazie. 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 Auguri a tutti. Grazie, alla prossima. Ora anche gli auguri di Pasqua a questo punto. Esatto. Auguri anche di Pasqua. Auguri. A tutti. Ciao a tutti. Buon pomeriggio. Ciao.